Insuppami ancora, insuppami ancora, insuppami ancora. Guarda, guardate com'è tenera sta carne. Tac. Olle! Funghi, ragù, salsiccia. Vai. Quasi ferma il mondo. Amici di Brescia Ancora, siamo tornati, Grigliatori in Trattoria, io e Paola. Stiamo andando oggi a Frosinone. Trattoria, Paola, come si chiama? L'Ambriachella, l'Ambriachella. Fa ridere solo il nome. Si è fermato il tempo in questo posto, ora vedrai. Siamo arrivati. Siamo arrivati, vedi l'insegna. Eccola, guarda là, Madonna che insegna moderna. È moderna, è fantastica. Guarda sta salita, anni vai, 70 vai. Vero. Ragazzi, non vi preoccupate se mentre cercate la strada per Ambriachella trovate il gregge, è assolutamente normale. In questa trattoria tutto ruota intorno a Ennio, il proprietario, e che è coadiuvato, aiutato dalle tre figlie. Quindi siamo proprio in un ristorante, ragazzi, a super trazione familiare. Prenotato? Paola. Vedi, tutto prenotato. Paola mi ha portato nel cuore della ciociaria. Ma è sorto subito un enorme problema, un problema di difficile risoluzione. C'è troppa roba buona. Madonna, Michè. Qui c'hanno lasagne, cannelloni, qui fanno tutto a mano, la pasta fatta a mano, ma la cucinano dentro il forno a legna. Quindi tu devi mangiare una lasagna ciociaro, un cannellone ciociaro fatto dentro al forno a legna, non te lo dimenticherai più per tutta la vita. Tanta bella roba c'hai. Nemmeno il tempo di sederci ed è arrivato l'antipasto. Formaggio, mozzarella. Questa è mozzarella di bufala, eh? Un bel bocconcino di bufala, ragazzi, che gronda siero. Si inizia con il piede giusto. Buona, vero? Mamma mia. Ma senti che voglio fare? Voglio fare fini fini all'Ambriachella. La lasagna, che sì, è quella della nonna, proprio come faceva mia nonna. E poi, se possibile, pure un assaggio di polenta coi primi. Che c'ha il sugo di spuntatura? Poi, come secondo, ci facciamo una bufaletta. Poi ci fai il cinghiale, perché se non ci mangiamo qua il cinghiale, non ci mangiamo. E poi vogliamo pure l'agnello a scottadito. È arrivata la trippa. Ho chiesto un assaggio, di solito la porzione è più abbondante. Madonna che buona. Vai con la trippa. Guarda qua la centopelle con macchè. Nel meraviglioso linguaggio di Paola, con macchè vuol dire tanto, ma in termini di quantità. Wow, no, Michele, te la do a te. Ah. Dai, su, stavolta sono buona. Oggi mi sento buona. Michele, ti devo fare una confessione. L'unica cosa che mi deludo di questo posto. Qual è? Il peperoncino. Questo, mi hanno portato questo. Aspetta, io in borsa c'ho tre dei miei. Il bello è che sembriamo due spacciatori, capito? Su alcuni piatti ci vuole il peperoncino, no? La trippa senza il peperoncino non sa fa, la trippa col peperoncino sa fa. E se è buona, sa faissimo. Vasetto di goccio con la trippa dentro, mi piace. È buona. Hai fatto bene a metterci il peperoncino. La trippa col pecorino, visto che ce l'hanno portata. Ma pure col pecorino è buona, dai. Io ho intenzione di prendere sempre la trippa come antipasto, sì, e di non smettere mai finché qualcuno mi scriverà sotto la trippa non mi piace. Ecco, finché vedrò questo tipo di messaggi, la mia mission sarà proprio quella di provare a farvi capire che la trippa è meravigliosamente buona. In questo caso è mortacci quanto è buona. E mentre io mi leccavo il piatto è arrivata la polenta. Allora, queste sono sfondature e questa è salsiccia, ragazzi. Quasi ferma il mondo. Allora, guarda qua, Michè. Vedi? Qua c'ha l'osso. Guarda, guardate com'è tenera sta carne. Tac. Olle! Mamma mia, che poesia. Guarda qua. Questa bella spuntatura assieme alle salsicce ha cotto nel sugo, con il quale sugo è stata condita questa polenta che è uscita adesso in tutta la sala, perché la fanno loro così, ta 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 ta, la girano. Poi non è che tu la puoi ordinare durante il servizio, no, questa esce all'una e stop, o te mangi sta polenta all'una oppure non te la mangi più. Loro ci tengono a dirlo, ok? Lo sai che sono un po' emozionata, no? Perché sto vivendo degli amarcord. Sì, perché questi sono i sapori miei, della
della domenica, i sapori sono quelli là, sono quelli di un tempo. Sono quasi commossa. Come fa a commuovere? Dai, dai, e dai. Hai detto una cosa giusta. Questa cucina ci rimanda, e rimanda tanti di noi che stanno vedendo questi video, a quando eravamo più piccoli. Sì. Ed effettivamente, poi, dai ragazzi, poi parliamoci chiaro. Questo, se ci pensate, è il potere di certa cucina. Si chiama effetto Madeleine, ovvero sia ti fa ricordare attraverso odori, sensazioni, sapori, ti fa ricordare il passato, il vissuto. Ed è, ragazzi, un'arma pazzesca che noi abbiamo per solidificare le nostre radici e le nostre tradizioni. Questo, ragazzi, è l'antidoto a sto cazzo di food porn che sta invadendo Instagram, che sta invadendo YouTube e che, ragazzi, non ha questo potere. Nessuno fra 20 anni si ricorderà di quel panino food porn e ti rimanderà a quell'effetto Madeleine. Fra 20 anni io sono assolutamente certo che nessuno collegherà sensazioni positive, belle, calorose, armoniche, calde, affettuose a un paninazzo food porn che ti cola, ma continueremo a ricordarci di nonna, di mamma, di zio, di nostra sorella maggiore che ci faceva la polenta. Viva le trattorie, viva la polenta. Ammazza che editoriale che ho fatto. Oh, ma sai che sciccheria se uno si viene a sposare e viene a far pranzo di matrimonio qua? È pop underground. Altro che sì. E mi si riprende! Ti vuoi sposare qui? No, dico dai! Ah, ragazzi, Paola cerca qualcuno con cui sposarsi, qui, ok? Lo sai che adesso arriveranno centinaia di messaggi, Paola? No, non mi voglio sposare, mica, smettila! No, però come idea non è male, no? Perché adesso vanno di moda tutti questi super catering, si prende lo chef stellato, sicuramente è ottimo. Però questa è una cosa alternativa che non fa nessuno. Torniamo a sposarci in queste trattorie, torniamoci! Madonna. Sono arrivati i primi. Questa è lei, la lasagna, guarda che bella che è. Questa qui, la ricetta che non è la lasagna emiliana, è la lasagna che facciamo da queste parti. All'interno di questa lasagna c'è il ragù di carne, fatto con la carne macinata, quindi un simil bolognese. Poi all'interno mettiamo, no besciamella ragazzi, qua ci sta la besciamella se vedete. Qui c'è mozzarella e parmigiano. Vedi com'è? Vedi com'è, Michè? È così, non c'è besciamella, c'è mozzarella, parmigiano e tanta salsa con ragù, ok? E poi deve essere sbruciacchiata sopra così. Questa è sbruciacchiatissima. Ok, poi, secondo, i fini fini. Questa qua, vuoi la ricetta veloce, Michè? Vai. 4 persone? Vai. 400 grammi di farina, 4 uova, ci va sia il bianco che il rosso, grande manico, devi impastare, poi ti prendi un bel mattarello, vai a mattarellare, vai a spianare per bene. L'importante è che lo spessore della pasta sia di 1 millimetro e poi quando la vai a tagliare arrotolandola te la fai di 1 millimetro, deve essere una chitarrina di 1 millimetro, cioè un quadratino, capito? E questo è quando, e ora dobbiamo solo che mangiare. Lei sa fa? Sa fa, sa faissimo e... è lei, è quella che si fa la domenica a casa, quella là. Effetto Madeleine. Sì, non si vede. Nonna Rosina. Sì. Volevo farvi vedere una cosa, ragazzi. Secondo me la parte più goduriosa della lasagna è questa. Sapete che questo? Questa ha caramellizzato, no? Sì. È lo stesso effetto, ragazzi, che si ha sulle bistecche, lo stesso effetto che si ha sulla crosta del pane, la famosa reazione di Maillard. Esatto. Non avviene solamente nelle bistecche, avviene pure sulla pasta quando fate questo tipo di cotture. E secondo me questa è la parte più buona di tutta la lasagna. Mortacci quanto è buona. Capo, per me il video può finire qua. Ciao. No, no. Questo poi con la salsa embriachella. Ma che è sta salsa embriachella? Funghi, ragù, salsiccia. Vai. Mayday, 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 allora. Mayday. Houston, abbiamo un problema. Allora. Paola è affaticata. Allora. Paola è affaticata. No, allora. Mayday, mayday, allora, mayday. Allora, ragazzi, queste erano 2 mezze porzioni. Cioè, immaginate che questa è una porzione intera, che cos'era. Però... con calma, ragazzi, con calma ce la farò, mi mangerò tutto. Non abbiamo fretta, non abbiamo fretta. Comunque è buono sti fini fini. 2 mezze porzioni prevedevano 500 grammi di carboidrati. Però ti apre il tra cuore. I due, venite qua.
siete indecisi, personalmente diciamo io vi consiglierei la lasagna. Ragazzi, è arrivato l'agnello. Questa è la bufaletta? È arrivata la bufala. E questo è il cinghiale? Ok. È arrivato il cinghiale. Michele, ti sei arrotolato anche le mani, che ho notato. Sì, perché è arrivato il secondo. È arrivato il momento di Michele, parliamoci chiaro. È arrivato l'abbacchio. L'abbacchio è l'agnellino da latte, nel centro Italia e a Roma si chiama abbacchio, però è l'agnellino da latte, quello giovane. Si chiama lo scottadito proprio perché viene cotto e portato a tavola e ti deve scottare le dita. Infatti a me mi scotta le dita. Immancabile in queste trattorie dove stiamo andando c'è sempre la fetta di limone, sempre, e se ce la mettono, ragazzi, bisogna, diciamo, utilizzarla, e noi ce la spremiamo. A molti non piace, alcuni mi hanno criticato di questo fatto, però se viene in trattoria e te ci mettono la fetta di limone, la devi usare, è un must. Ovvio, non la metterei mai su una bistecca di vaglio, ragazzi, o sulla chianina, eviterei, però qui ci va. È lui. Pure questo è mortacci quanto è buono. Paola, sei una professionista dello sgranocchiamento, lo sai? Te l'ha mai detto nessuno? Sa fa. Sa faissimo. È rimasto solo questo, direi che ci sta. Cinghiale o bufaletta? Prima bufaletta. Bufaletta. Che storia c'è dietro sta carne, allora, che ci stiamo mangiando? La storia è questa. Si parte dagli antichi romani. La Madonna. Però no. Falla breve, perché se parti gli antichi romani finiamo domani mattina. No. Nel senso, questa era una terra dove il bufalo era usato come una bestia da lavoro. Sì. E veniva mangiato quando l'animale però sfruttato, quando non ce la faceva più a trainare il carro, certo, e ad arare la terra, ok? È rimasta questa cultura. Come l'hanno cotta questa? Buona prima, nel senso, bene o male, la stessa cottura, se vedi l'aspetto del cinghiale, la stessa. Sì. Diciamo che è un umido, dai. Buono. È un signor spezzatino di bufaletta, si può dire? Sì. Non dico... Devo assaggiarlo, è bufalo sotto altre vesti. Braciami ancora, non aveva mai assaggiato la bufaletta cotta così. Piccolo appunto. Sì. Sulla cottura, un po' tosta, un po' coriacea. Come hai detto prima, buona la prima. Standard la cottura, capito? Quella è. Ragazzi, siamo sempre in trattoria, ci mangiamo quello che ci portano e sorridiamo e ringraziamo. Questo è il cinghiale, anche qui stracotto, anche perché non c'è altro modo, se no te mangi la soletta delle scarpe, no? È più morbido e più selvaggio. Quindi per ora, mio personalissimo parere, il cinghiale vince sulla bufala, perché a mio parere c'ha più carattere, è più rustico, questa bufaletta un pochino più anonima. Una cosa che mi fa tanto ridere, Paola, sai qual è? Qual è? Fissi sul TG regionale. Non c'è TG Sky. TG Lazio. Paola, secondo te perché c'è il TG Lazio e non c'è Netflix? Ma guarda, credo che non sappiano neanche cosa sia Netflix. E soprattutto, Paola, dov'è il menu con il QR code? Non c'è. E per sgrassare un po' di cicorietta. Che hai detto, Paola? Che magnata, raga. Dolce? Dolcetto? Dai, che ci abbiamo? Amici di Braciami Ancora, qui quasi sul finire della partita si sono presentati le imbriachelle, che sono le ciambelline, quelle tipiche di qua, sono delle ciambelline al vino, che qua si chiamano imbriachelle, ma poi è arrivato lui, sua maestà, il tiramisù, e guardate la faccia di Paola. Dal colore qui c'è un'alta percentuale di panna, però è bello bilanciato, La panna gli dà quella leggerezza, vedi? Ci stanno gli strati, due strati di savoiardi. Tirami su the original, ragazzi. Dai, mica magna. Mortacci quanto è buono. Posso dire una cosa, Paola? Anche questo approccio molto molto casalingo, eccolo qua, a strati. Buono. Guarda che bello! Ma tu guarda il savoiardo come è inzuppato bene! Cioè, vedi? E quando il savoiardo è inzuppato bene, sono tutti felici. Ci è piaciuto. E mica mi ti tirerai indietro, Paola, mica mi tirerai indietro alla fine della cena, perché si fa così qua. Il biscottino nasce proprio per essere inzuppato, ragazzi. Si scioglie in bocca. Insuppami ancora. Il signor Ennio sta caricando il forno a legna, eccolo lì. Per questa sera. C'è un bellissimo forno a legna.
Paola, mi puoi leggere questa poesia? In cima agli gol, addostà Ennio scaccia, così parla l'Utturd alla beccaccia. Mamma mia, che poetessa dialettale, no, aspetta, che sei! Io non ho proprio l'accento loro, però vabbè, meglio di te sicuramente. Però in cima, sì, cima. È proprio ciociaro vero. Ennio, grazie mille, siamo stati benissimo. Siamo stati bene. Complimenti, bravo. Dove andiamo? Fuori? Ah, questa qua. Ah, questa qua, meraviglia. Questo sei te da giovane. Questo, guarda, vedi, là. Guarda col cane, vedi qua, guarda. Sì, col cane. Bello, bravo. Sono stato a riserva. Bravo. È arrivato il conto, ragazzi, dopo tanto mangiare. Paola, quanto abbiamo speso? Allora, Michele. Sì. Abbiamo speso, ma abbiamo mangiato come un matrimonio, davvero. Vale. Abbiamo speso 85 euro. Antipasti in vassoio 14, polenta 10. Antipasto, primo, c'era anche la trippa. Secondo, contorno, vino, acqua, dolce, 85 euro, ma abbiamo mangiato come sfondati. Allora, posso dire una cosa, ragazzi? Hanno detto che c'è la carta di credito, quindi il signor Michele paga lui. Come sei rocker oggi? Hai visto? Sì, sei molto rocker. Perché solo oggi, vabbè. Alla fine abbiamo speso 85 euro, ma abbiamo mangiato davvero tanto. Il prezzo non è alto per niente, il prezzo ci sta tutto. Le mie preferenze. Primo posto, la lasagna. Sì. Secondo posto, la trippa. Mi è piaciuto tanto la polenta. Mm-hmm. La macchietta l'ho scottata, ok. Tirami su super. Cosa non riprenderei? L'antipasto, fondamentalmente, perché mi riempie la pancia, sì. E non è nulla di trascendentale per quanto buono. Io concordo, perché questo menù davvero... Per chi piace la cucina proprio bella, ruspante, il secondo metto la polenta, ragazzi, prendetevela e venite presto, perché se arrivate alle 2 non la pizzicate. Loro fanno un'uscita di polenta e te la devi prendere. Noi l'abbiamo presa con spuntature e salsiccia, ragazzi, tanta roba, del mondo. Tanta roba, promossa. Mi fa piacere, Michè. Trattoria Ambrella, promossa. Hai già i prossimi indirizzi? Sì, io ce li ho. Anzi, mo adesso ti propongo. Cosa? Se vuoi ti passiamo in un posto, ti faccio vedere la prossima tappa dove sarà. È lontano? Che devi fare oggi pomeriggio? Niente. Allora andiamo. Perfetto, vai, comincia a studiare la strada. Amici di Bracemi Ancora, qui da Frosinone è tutto. Trattoria Ambrella promossa. Vi ricordo, se avete indirizzi, suggeriteli, perché... Il compito mio e di Paola con questo format è di farvi conoscere tutti quei posti che non sono segnalati nelle varie guide e che le varie trasmissioni hanno snobbato, ok? Un abbraccio, ragazzi, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao!